Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta di rose bicolore. Il tempo di preparazione della ricetta è di 6 ore circa. Gli ingredienti sono, per l'impasto bianco, farina di tipo manitoba, lievito di birra fresco, zucchero, olio di semi di arachidi, uovo, latte, sale, aroma di brioche. Per l'impasto al cacao, farina di tipo manitoba, lievito di birra fresco, cacao amaro, zucchero, uovo, olio di semi di arachidi, latte, sale e aroma di brioche. Per farcire, burro fuso e zucchero, e per lucidare, latte, miele e acqua. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando l'impasto bianco. Mettere nel boccale il latte. Il lievito e lo zucchero ed azionare il bimby per 3 minuti 37 gradi velocità 3. Aggiungere la farina, l'uovo, l'olio, l'aroma di brioche e il sale. Impastare in modalità spiga per 4 minuti. L'impasto bianco è pronto, trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per almeno 2 ore. Senza lavare il boccale, prepariamo l'impasto al cacao. Mettere nel boccale il latte, il lievito e lo zucchero. Ed azionare il bimby per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina, il cacao, l'olio, l'uovo, il sale e l'aroma di brioche ed impastare in modalità spiga per 4 minuti. L'impasto al cacao è pronto, trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e riporre in forno spento con luce accesa per almeno 2 ore. Trascorso il tempo, gli impasti sono ben lievitati, adesso inizieremo a stendere l'impasto bianco. Lo stenderemo con il mattarello formando un rettangolo. Spennellare la superficie con il burro fuso. Spolverizzare con lo zucchero semolato. Stendere adesso l'impasto al cacao. Posizionare sull'impasto bianco. Schiacciare leggermente sui bordi. Spennellare con il burro fuso.
Spolverizzare con lo zucchero semolato ed arrotolare formando un cilindro. Tagliare il rotolo a fette da 3-4 cm ciascuno. E posizionare su una teglia rivestita con carta da forno. Coprire con pellicola trasparente e lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per almeno 1 ora e 30 minuti. Trascorso il tempo, spennellare la superficie con il latte. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30-35 minuti. La torta è cotta, lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo. Abbiamo sciolto il miele con un cucchiaio d'acqua. Adesso spennelleremo la superficie della torta di rose. Torta di rose bicolore. Grazie e alla prossima ricetta!